Bentornati su Rete 8, bentornati su Chef in Cucina, anche oggi nuova ricetta curata dal nostro chef oramai caro amico Luciano Passeri. Buongiorno. E dal suo staff. Oggi in particolare conosceremo Lorenzo, ce lo presenti? Sì. Luciano? Lorenzo è un giovane chef, ha iniziato a lavorare con noi con questo progetto di Passeri in Centro. Come abbiamo già spiegato in altre puntate, il progetto è molto innovativo, quindi i ragazzi giovani sono più predisposti e indottrinati a fare questo, quindi Lorenzo ci segue già da tempo. È molto bravo, ha fatto una consulenza insieme a uno chef, Giorgio Rattini, che è venuto nell'apertura, che è stato uno chef di cracco nel suo locale di Milano, quindi da lì abbiamo preso qualche spunto e seguiamo anche questa linea, ed ecco che Lorenzo è molto attento. Tra l'altro giovanissimo, posso chiederti quanti anni hai? 24. 24, veramente tu hai una squadra di ragazzi giovanissimi e devo dire veramente tutti bravissimi. Perché sono molto preparati, sono predisposti all'innovazione, quindi... Sono predisposti ad imparare, guarda, esatto, che non è... una qualità facilmente reperibile, cioè trovare comunque ragazzi disponibili a lasciarsi tra virgolette contaminare. Bene, allora la ricetta di oggi. Allora, oggi prepariamo una millefoglie con crema al pecorino di farindola. Dai, sì, particolarissimo. Molto particolare. Allora, come potete vedere abbiamo una millefoglie cotta da noi, colla di pesce, amido di mais, latte, pecorino grattugiato di farindola, crema di tuorlo, zucchero, un po' di frutta esotica, anche essiccata, che ci sempre prepara il nostro amico Alessio, che sì, ci aiuta anche nelle preparazioni dei piatti, miele al timo, zucchero a velo e un po' di panna semontata. Quindi insomma una preparazione anche abbastanza lunga, abbastanza lunga, elementi. Non è semplice. Ma guarda, certo che Luciano, questo abbinamento, cioè questo utilizzo del pecorino nel dolce, insomma. Perché come tu sai, è io una bella sono sfida. Anche nell'innovazione, comunque la tradizione dell'Abruzzo me la porto sempre dietro. Quindi è fondamentale che il nostro territorio ci faccia evocare delle emozioni per creare dei piatti. È la prima volta che mi capita di vedere il pecorino di farindola in un dolce, però posso dire che l'utilizzo del formaggio nei dolci non è una pratica tanto inusuale. Mi vengono in mente le Seadas, sarde. Lo stesso tiramisù, è tiramisù, ma anche la cheesecake. Però le Seadas, sai, la prima volta che mi sono capitate, io sta cosa dicevo, oddio, sai, forma, invece sono buonissime. Sì, quindi le conosco bene perché mia moglie ha origini sarde. Dai, sì, ok. Sì, sì. Allora, iniziamo? Iniziamo. Perfetto, allora, prendiamo tuorlo e zucchero. Abbiamo messo già il latte a bollire, finiamo a metterlo. Sono proprio curiosa di vedere come sarà utilizzato il pecorino. Ma poi il pecorino di farindola secondo me è uno dei più delicati che si... Cioè, è veramente... Beh, molto caratteristico, è una particolarità unica, tutto il mondo ce l'invidia. Sì, esatto. Se non sbaglio è l'unico ad essere fatto con caglio di maiale. Esatto. Caglio di maiale. Caglio di maiale, sì. Quindi abbiamo messo tuorlo e zucchero, giusto? Giusto. Ok. Quindi qui abbiamo tuorlo e zucchero, vero Luciano? Sì. Molto importante la presenza del territorio all'interno delle ricette. Io è un concetto che cerco sempre di veicolare anche attraverso questa trasmissione. La presenza dell'Abruzzo, di prodotti abruzzesi. Cioè, penso sempre ad un turista che magari si trova ad arrivare in Abruzzo e vuole comunque scoprire la cultura gastronomica abruzzese. Beh, secondo me è importante avere in menù dei prodotti che rappresentano l'Abruzzo. Assolutamente fondamentale. È un dovere, secondo me. Infatti. Colla. Fondamentale, è vero. Poi devo dire che i tuoi impasti sono veramente eccellenti. Grazie. Non è facile realizzare degli impasti con queste farine. No. È veramente, richiede tanto, tanto tempo. Tanta dedizione, tante prove. Beh, ti credo. Ti credo. Allora, abbiamo aggiunto adesso l'amido di mais. Sì. Cerchiamo di far amalgamare bene il tutto. Quindi poi praticamente questo composto andrà versato nel latte caldo, sì, giusto? Caldo, bollente. Bollente. E lo facciamo addensare bene e poi finiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Ok, noi ovviamente per tempi televisivi abbiamo già anticipato la cottura della crema, che possiamo far vedere. Nell'attesa
mettiamo subito la colla di pesce in ammollo. Io ho preparato già dell'acqua e ghiaccio, quindi la mettiamo bella ad ammorbidire, così che poi la possiamo unire e aiutare ad addensare la crema. Comunque ci vuole una spinta in più. Ora vi facciamo vedere questo passaggio che è molto importante, giusto? Perché il latte deve essere bollente, quindi versiamo questo composto all'interno del latte bollente. Vai, facci vedere. Quindi latte bollente e a questo punto praticamente la crema si cuoce immediatamente, giusto? Sì, si cuoce immediatamente, poi con l'aiuto anche della colla di pesce, una volta raffreddata si crea questa crema più compatta. Ok, ok. Come, dicevi tu per tempi televisivi l'abbiamo preparata. Però vedi, è già pronta praticamente. Sì, è già pronta. Deve raffreddare. Proprio perché bollendo appena inserisci il resto degli ingredienti. Perché solitamente quando faccio la crema pasticcera non faccio questo procedimento, invece devo provare a farla così. Cioè praticamente faccio tutto insieme e poi porto a bollore. Esatto. Invece questa può essere una tecnica da sperimentare. Veloce. Più veloce, esatto, più veloce. Proverò sicuramente, poi vi mando la foto. Allora. Allora, come vediamo che inizia a addensarsi? Facciamo abbassare un po' la fiamma. Dopodiché togliamo fuori fiamma e iniziamo a preparare tutto il resto, perché comunque non dobbiamo... Poi la colla di pesce andrebbe all'interno, sì, giusto? Sì, iniziamo prima con il pecorino grattugiato. Voglio chiederti il grado di stagionatura del pecorino, diciamo. Beh, noi il pecorino di Farindola ce lo prendiamo, quello di Martinelli, no? Che ci porta già a stagionatura di circa un anno. Un anno, ok, quindi comunque non è molto forte. No, soprattutto per questo tipo di preparazione no. Sono curiosa anche di sentire l'odore. Molto delicato, anche se il pecorino è un sapore molto forte, comunque riesce a amalgamarsi bene. Per esempio, dove è stato molto bravo Lorenzo ad equilibrare bene il pecorino con gli altri ingredienti per evitare che sia troppo forte che troppo delicato. Okay. Il segreto di questo dolce... Perché comunque si deve sentire, perché uno deve capire che c'è. È proprio il segreto di questo dolce. Il successo di questo dolce è stato nell'equilibrare bene il pecorino nella preparazione e renderlo unico nel suo genere. Infatti sarà il dolce che io spingerò molto per parlare anche dell'Abruzzo dal punto di vista di un dolce al cucchiaio. Assolutamente, assolutamente complimenti. Allora possiamo procedere ad assemblare il piatto? Sì. Lorenzo è molto preciso, vuole finire la ricetta. Beh, giusto, anche perché altrimenti questo andrebbe sprecato, quindi Lorenzo sa che deve mettere la colla di pesce adesso, altrimenti non recupera questa crema che poi verrà utilizzata in qualche modo, anche se stasera, noi ce l'abbiamo già pronta. Quindi giustamente, da collaboratore valido e scrupoloso qual è, si preoccupa anche di questo aspetto. Sì, infatti i colleghi lo prendono in giro, che lui è il precisino. Sì, purtroppo sono il più... Ben venga. Mi piace essere ordinato comunque. È giusto, l'ordine in cucina, diciamo, ce lo conferma. È importantissimo. Allora, iniziamo ad assemblare il piatto. Te lo avvicino. Allora, quindi, dopodiché la crema viene messa da parte in un contenitore, la mettiamo a raffreddare con pellicola a contatto. Okay. Quando raggiunge i 30 gradi o comunque sempre al di sotto, iniziamo a continuare la ricetta unendo anche la panna semimontata. Ok, perfetto. Okay. Quindi prendiamo la panna, la uniamo. Iniziamo a unire il tutto. Diciamo che assomiglia, cioè riprende un po' dalla chantilly, quindi cerchiamo di alleggerire quel sapore forte del pecorino con un po' di panna. Io adesso aiuto Lorenzo, io la monto mentre lui finisce il piatto con la crema già pronta. Allora possiamo scambiarci di posto, Luciano, prego. No, tanto lui ce l'ha pronta la crema. Io intanto allora posso rimanere sì, centro? Sì, sì, assolutamente, io intanto gliela, come dicevi tu, non la deve sprecare, quindi la deve ottimizzare. Certo. Quindi abbiamo tutti gli elementi sì. pronti, siamo pronti per impiattare. Vai Lorenzo, inizia. Abbiamo qui la crema nella sac à poche, facciamo... Partiamo dal centro con la crema. Quanto è bella! Quanto è buona! Sono curiosa, mi incuriosisce questo abbinamento. Ho fatto le telecamere spente. Andiamo ad assaggiare.
Poi sono una fan del pecorino di farindola io. Però è un dolce, insomma, la cosa mi intriga parecchio, veramente tanto. Infatti è un dolce di successo per noi. Ne sono certa. Poi l'odore si sente, ma sta bene. Sì, sì, ripeto, è riuscito ad equilibrarlo, che è una cosa importante. È fondamentale, perché poi quando si usano questi abbinamenti bisogna saperlo fare. Iniziamo a mettere un po' di questa frutta essiccata, i frutti di bosco abbiamo. Salutiamo il nostro Alessio, sì, che è veramente l'esperto. Quello che stavo dicendo prima, Alessio, nella sua tranquillità, è una persona molto posata, tranquilla, sì, un grandissimo, è vero, professionista, ci ha trasmesso, esatto, ci ha trasmesso questa cosa della frutta lavorata in un modo diverso dal solito, sì, che si usa nel cocktail, e noi lo stiamo riportando sia nella pizza che nella cucina. Miele al timo. Noi praticamente abbiamo preparato semplicemente del miele unendo il timo e lasciandolo stare. Benissimo col pecorino il timo. Sì. Facciamo cadere. E poi miele e pecorino, eh? Cioè abbinamento pazzesco. Aiuta molto perché addolcisce. Quanto è bello, quanto è bello. Facciamo qualche petalo di fiore. Mi serve l'ingrediente segreto. Qual è l'ingrediente segreto? Olio extravergine di oliva. Dai, lo diciamo a bassa voce così non ci sentono. Questo è un segreto. sì, è importante anche quello. Perché siamo in Abruzzo, quindi certo, c'è il pecorino, ma deve esserci anche l'olio. E poi se vai a vedere pane, la cialda, olio extravergine di oliva e pecorino. Quindi veramente... Luce di uno del pastore. Ma che bella questa espressione, ecco. Beh sì, si usa molto in Abruzzo, io mi permetto ogni tanto di cacciare qualche perla. Che meraviglia, che meraviglia. Complimenti. Complimenti a Lorenzo. Complimenti a Lorenzo, complimenti a tutta la tua squadra, grazie, a tutti i tuoi ragazzi, li salutiamo, grazie, tutti. Veramente complimenti per questo grande progetto e soprattutto per la bella squadra, grazie, che siete riusciti a creare. È una cosa importantissima, un grande esempio. E chiudo questo ciclo di puntate insieme a te con la promessa con la quale ho aperto. Promesso. Presto il nostro chef ci insegnerà come fare anche a casa una buona pizza e io aggiungo una pizza gourmet. Volentieri. Promesso? Sarà fatto. Qua la mano. Continuate a seguirci, ci vediamo domani. Ciao.